Ciao a tutti, sono Bello del canale Bello Film & Series. Bentornati in questo nuovo video e oggi finalmente si ritorna nell'angolo del neofita del fumetto per parlare di Spider-Man, come vedete qua. Prima di cominciare però, come sempre, vi ricordo di mettere like al video, quindi pollice in su, e se vi va di iscrivervi al mio canale con un semplice clic sul tastino iscriviti che trovate qua sotto nell'interfaccia di YouTube. Allora, oggi parliamo di Spider-Man. Due parole prima di cominciare, come sempre, come in tutti gli altri video, se li avete già visti. Questa non vuole essere una guida fatta da esperto, ma anzi da inesperto che tenta di entrare nella continuity del personaggio, nella continuity, in questo caso, dell'Uomo Ragno. È un'impresa titanica perché sono 60 anni di storie. Qua ho fatto la mia super listona, poi ve la metterò in descrizione. E qualcosa ne è venuto fuori e io cerco di massimizzare quello che leggo con quello che spendo e con quello che posso comprare in Italia, perché è facile dire quali sono le 10 storie migliori dell'Uomo Ragno, però poi qualcuna non si trova, qualcuna non la stampano più, qualcuna la trovate a cifre folli, mentre tutto quello che vi metterò in descrizione è tutta roba che più o meno potete recuperare oggi qua in Italia, nelle fumetterie, insomma sul sito internet, dove volete. E un'altra cosa prima di cominciare è che per quanto riguarda Spider-Man io farò riferimento a due testate principali, perché di Spider-Man ce ne sono tantissime, c'è un caos tremendo e tutto quello che ho raccolto io riguarda principalmente la testata principale, che è Amazing Spider-Man, e poi Spectacular Spider-Man, seguendo ovviamente l'ordine cronologico di quello che è uscito negli anni, nel tempo. Ma ora cominciamo. E qual è il primo fumetto, il numero uno con cui si può cominciare a leggere Spider-Man? È questa, la Masterworks di Spider-Man, la numero uno. Questo è del 1962. Qua c'è, come vedete dalla copertina, Amazing Fantasy, che è il numero 1, uscito appunto nel 62, e poi ci sono i primi 7 albi che vanno dal 63 in poi. E qua, come dicevo, abbiamo i primi Amazing Spider-Man dall'1 al 7. Dopo di questo c'è ovviamente un'altra Masterworks, che è la numero 2, e io ho preso tutte quante le prime due, e qua trovate tutto quello che vi serve per iniziare a leggere l'Uomo Ragno. Qua trovate Peter Parker, trovate Zia May, trovate lo zio Ben, trovate da un grande potere derivano grande responsabilità. Conoscete tutti quanti i nemici perché li hanno disegnati, li hanno creati tutti quanti subito. I creatori sono ovviamente Stan Lee, il sorridente, e il disegnatore che è Steve Ditko. Quindi qua avete Mysterio, avete Goblin, avete il Dottor Octopus, avete Lizard, avete l'Avvoltoio, e vi troverete Spider-Man che già incontra i Fantastici 4, che incontra il Dottor Doom, insomma tutto quello che vi serve per cominciare a leggere Spider-Man è qua dentro. Bisognerebbe prendere probabilmente le prime 5, le prime 6, perché compaiono anche Mary Jane, compare Gwen Stacy. Ogni Masterworks è importante perché all'interno c'è un personaggio nuovo e fondamentale della storia di Peter Parker, però ovviamente non si può comprare tutto. Io ho le prime due, poi vi faccio vedere che ho anche la numero 5, che è importante per un'altra cosa ancora. I disegni e le storie come sono? I disegni ovviamente sono degli anni 60, li dovete prendere questi albi come se fosse la storia del fumetto, la scuola del fumetto. E comunque vi posso dire che nonostante siano abbastanza vecchiotti, un po' un eufemismo, i disegni non sono male, e quando cominciate a leggere a me piacciono, io non ho niente da dire contro questi disegni. Ovviamente non vi potete aspettare chissà che cosa, però insomma guardate, qua vi faccio vedere Speedy con l'Avvoltoio, e quindi non sono così male per essere del 63. Le storie forse sono tutte storie one shot, cioè ogni episodio inizia e finisce, quindi vecchio stile, non ci sono incastri, non ci sono archi narrativi, però
ripeto, sono albi, sono numeri che sono degli anni 60. Questa è la numero 1, qua ho la numero 2 che ho messo via, e poi io ho preso anche la numero 5, che questa arriva fino al 1967. Qua abbiamo gli Amazing Spider-Man 41-50, il costo non l'ho detto, costano più o meno tutte quante dai 25 ai 27 euro, quindi non costano poco, non hanno un grande rapporto qualità-prezzo, però questo è, soprattutto la numero 1 è appena stata ristampata da Panini a luglio. Questa qua la trovavate su eBay al doppio, al triplo del prezzo, oppure dovevate comprarne 10 assieme, quindi bene così, insomma, con 27 euro avete l'inizio della storia dell'Uomo Ragno. Dicevo, questo qua l'ho voluto prendere oltretutto per le storie, perché qua arriva Mary Jane, è la prima apparizione praticamente in cui vediamo MJ che conosce Peter Parker, e poi perché lo scrittore, lo sceneggiatore è sempre Stan Lee ovviamente, però abbiamo un nuovo disegnatore che è John Romita. John Romita, papà dell'altro John Romita Jr., che disegnerà poi un sacco di roba per la Marvel e anche per Spider-Man, ce lo ritroviamo dopo, John Romita Jr. Quindi insomma, le Masterworks, almeno fino alla 5, secondo me andrebbero prese tutte quante. Andiamo avanti, e adesso si parte con la prima Spider-Man Collection. Ci sarà tanta Spider-Man Collection in questa lista che ho fatto, la numero 18, titolo La morte degli stessi. Lo spoiler l'ha fatto la Panini qua, ha già messo tutto quanto, quindi immaginate cosa succede. Questo è del 1970, c'è anche qua Amazing Spider-Man, va dall'88 al 92, 121 e 122. Costo dell'albo sono 19 euro, non è proprio economicissimo, questo non è tanto grandicello, saranno circa 150 pagine, però necessario anche qua per quello che succede. E i disegni, qua si vede già che cominciano a migliorare, ve li faccio vedere, ecco qua vedete Spider-Man con Gwen Stacy prima del fattaccio. Andiamo avanti, passiamo dagli anni 70 invece agli anni 80. Ci sono gli omnibus, editi sempre dalla Panini, sono l'1 e il 2 di Roger Stern, che vanno dal 1980 al 1984. Io ovviamente per motivi economici non li ho. Sono presenti praticamente solo Amazing Spider-Man all'interno, che vanno dal numero 206 al numero 252. Poi ci sono anche degli spettacoli a Spider-Man, però sono pochi albi, forse massimo una quindicina. Dopo la run lunghissima di 4 anni di Roger Stern, si passa invece a una nuova Spider-Man Collection. Questa è la numero 1, eccolo qua, di Tom DeFalco, e questa invece è la seconda che ho messo qua come copertina, diciamo. Questa qua è importante perché, lo capite anche questo dal titolo, è la saga del costume alieno. Questa è subito dopo le Secret War della Marvel, le prime, quelle che sono, diciamo, il primo crossover dei comics, dove ci sono tutti quanti i supereroi, vengono richiamati dall'Arcano, che è un nemico unico su un determinato pianeta. Io non le ho lette, sono andato a capire più o meno com'è la storia, dove combattono fra di loro, devono combattere contro l'Arcano. Dopo tutta questa Secret War, ognuno se ne torna a casa sua, e portando dei cambiamenti. Per esempio i Fantastici 4, c'è la cosa che o muore oppure rimane nel mondo dell'Arcano e viene sostituita dalla prima She-Hulk. Gli X-Men, che ho già letto negli integrali nel post Secret War, dovevano ritornare a New York, ma invece non ritornano a New York, ritornano in Giappone, quindi un gran casotto, un casino per tornare indietro. Il nostro Peter Parker se ne torna con il costume nero, quello che lui pensa essere all'inizio un costume, però poi si scoprirà all'interno della storia che non è un costume vero e proprio, ma è un simbionte che va in connessione con Peter e gli fa fare un sacco di cose. È importante perché? Perché col proseguo della mia lista lo capirete. E questa è la Spider-Man Collection numero 15, questa è la numero 16, costano tutte e due 28 euro. Questo come prezzo è buono perché sono 250 pagine,
sia una che l'altra, quindi insomma più o meno con una cinquantina leggete quasi 600 pagine. Il secondo arriva, contiene anche qua tutti i mesi Spider-Man che vanno dal 252 fino al 274 e si arriva fino al 1985. Andiamo ancora avanti, passiamo al prossimo, sempre un'altra Spider-Man Collection che ho messo, che è questa, la saga del Mangia Peccati ed è la numero 19. Storia molto molto importante dove c'è un assassinio di un'amica di Spider-Man molto molto importante e quindi fondamentale per conoscere l'Uomo Ragno e le vicende dell'Uomo Ragno. Questo è del 1985, qua contiene solo spettacolo a Spider-Man che sono 107-110 e poi dal 134 al 136. Costa 19 euro, quindi come tutte le Spider-Man Collection, insomma, rapporto qualità-prezzo abbastanza buono. Storia, fra l'altro, molto molto bella, molto matura, molto più di tutto quello che abbiamo letto precedentemente, a parte forse la morte degli stessi. Quindi, ultra consigliata, prendetela perché ne vale sicuramente la pena. Passiamo dall'85 poi al 1987, dove abbiamo che cosa? Ecco qua, abbiamo il matrimonio. Questo qua è un albo di cui vado abbastanza fiero perché sono riuscito a recuperarlo su eBay. L'altra alternativa da avere attraverso il sito Panini è un'altrettanta collection, diciamo, dove ci sono tutti i matrimoni di supereroi Marvel, però costava intorno ai 25 euro. Io l'ho trovato questo qua su eBay al costo, pensate, di 4 euro più 4 spedizione, con 8 euro me lo sono portato a casa. E il bello di questo è che non c'è la scritta Spider-Man, ma è proprio quello originale, l'Uomo Ragno, e costa la bellezza, metto qua, di 8.000 lire. Quindi pensate voi, qua ovviamente immaginate cosa può succedere, quindi Peter Parker si sposa con Mary Jane e qua troviamo le storie che vanno dal mesi Spider-Man 2.90, 2.91, 2,92 e la parte finale col matrimonio che è l'annual numero 21. Quindi anche questo, diciamo, si può saltare perché dite vabbè, Spider-Man si sposa, pace. Però se volete fare un excursus delle vicende di Peter Parker, secondo me va preso, insomma, fa parte della storia del personaggio. Dopo il matrimonio si passa a una delle storie più importanti di tutto quanto l'Uomo Ragno, che è l'ultima caccia di Kraven. Io l'ultima caccia di Kraven ce ne sono una miriade di edizione e ce l'ho in quella più da poveraccio, che è questa. È ovviamente la famosissima integrale a 5 euro stile Bonelliano che fa Panini. Molto molto bella questa storia, la trovate nella versione super lusso che costa l'ira di Dio, forse costa 50 euro quella bella in grimorio col segno del simbionte. È uscita anche la versione must have che costa 15 euro, quindi un po' più grandicella, forse quella vale più la pena di queste due, però quando li ho presi io la must have non era ancora uscita. Comunque, che ce l'abbiate in un modo o nell'altro, leggetela, storia importante. È del 1987, qua c'è un mischione di albi perché ci sta un po' di Amazing Spider-Man, numeri 293 e 294, un po' di Spettacolo Spider-Man che è 131 e 132. Spettacolo Spider-Man, vedete anche qua, questa è un'altra storia abbastanza matura perché la testata Spettacolo Spider-Man era stata fatta appunto per rendere le storie dell'Uomo Ragno un po' più seriose, un po' più, diciamo, da grandi. E quindi leggendo tutte ogni volta le storie su Spettacolo Spider-Man mi rendo conto che è proprio così, insomma. Qua si arriva appunto all'albo 294, dopo il 294 invece passiamo all'albo 296, sempre con un altro integrale edito da Panini, importantissimo perché ultra importante, che è cosa? L'arrivo di Venom, uno dei cattivi più famosi, forse il più famoso oggi, visto che hanno fatto anche il film di Peter Parker. E eccolo qua. Allora, questo è il numero, no, ho sbagliato. Questo è il numero 1, dove questo è un piccolo prologo e qua si trovano gli albi numero
Allora, 2,96, 2,97 fino al 2,99. Fra l'altro, importante perché? Perché la storia è di Michelin, se si dice così, non lo so, e i disegni sono di McFarlane, di Todd McFarlane. Allora, questi disegni qua sono i disegni che hanno un po' portato Spider-Man all'era moderna, perché come vedete le ragnatele cambiano da 2D, vengono disegnate in 3D. E anche gli stessi occhi sono molto più grandi, le pose sono molto più dinamiche, più cinematografiche, insomma, sono molto molto più dinamiche anche mentre le leggete, molto molto belle, diciamo, c'è proprio uno stacco da tutto quello che veniva prima. Questo è l'integrale numero 1 e poi si arriva col numero 2, dove c'è il numero 300 di Amazing Spider-Man, che è questo. Qua nasce, vi fanno vedere come nasce Venom, c'è Eddie Brock, c'è appunto il costume nero che poi scopriamo essere appunto un simbionte, e quindi storia importantissima, recuperatela. Se volete poi integrare a questo, allora l'integrale sono 11 numeri. Io sempre per motivazioni d'esche economiche ho preso solo i primi due albi perché per avere questa storia basta e avanza. Se poi volete integrare qualcosa con Venom o andate avanti sull'integrale, arrivate fino alla fine perché ci sono molte storie con l'uomo ragno che combatte contro Venom, oppure io ho fatto così, ho comprato da poco questo Dark Origin, dove anche qua abbiamo sempre le origini di Venom, vengono spiegate meglio, analizzate meglio, insomma, e ci sono qua dei disegni che sono veramente fantastici perché questo è abbastanza recente. Adesso non mi ricordo l'anno. Vediamo se ve lo dico, cerco un secondo, sono del 2008 e sfogliandolo un attimo, magari poi vi metterò un'immagine, però trovate dei disegni che sono sicuramente fantastici, eccoli qua, quindi lo merita tutto. Quindi se volete approfondire Venom, prendete questo, gli atti integrali, insomma, o quello che viene. Con questo che siamo, questo nel 2008, però Venom era del 1988, quindi l'albo 300 di Amazing Spider-Man. Poi passiamo al 1991 con la storia del bambino dentro, che io attualmente non ho, però deve uscire col numero 8 dell'integrale di Spider-Man, quello che sta uscendo, quello che vi ho fatto vedere prima. Quindi su questo integrale qua della Caccia di Kraven, questo è l'ultimo numero che vi faccio vedere, è il 7, dove ci sono le storie di Marvel Team Up, che è un'altra testata ancora dedicata all'Uomo Ragno insieme a tutti gli altri supereroi. Dal numero 8 esce il bambino dentro, dove ci sono appunto, è divisa in quattro, è un arco narrativo, è una storia molto importante, io non ho ancora letto, però quando uscirà la leggo, ma me l'hanno consigliata tutta quanta, che è del 91. Da quella poi passiamo al 94, dove uscirà o c'è la saga del clone. Saga del clone che io, chiedendo a dei miei amici che leggono Spider-Man da 30 anni, mi hanno detto: guarda, la puoi skippare tranquillamente. Io ve la segnalo solo per un motivo, perché a settembre, mi pare, viene riedita tutta quanta da Panini a una cifra mostruosa, perché sono 5 omnibus alla prima uscita dalla modica cifra di 280 euro, e poi ne usciranno, non so quando, forse nel 2022, altri 5 omnibus, perché è una saga lunghissima scritta da De Matteis, quindi vedete voi. A me hanno detto che si può skippare, io ve la segnalo giusto perché è in uscita da Panini, quindi se c'è qualcuno che sta in carta e vuole prendere tutto tutto, magari la prendete, poi mi scrivete nei commenti se vale la pena oppure no. Andiamo avanti e quindi passiamo di nuovo alla Spider-Man Collection. La Spider-Man Collection, edita dalla Panini, è una specie di macchina del tempo, va avanti e indietro perché i numeri sono tutti sbagliati, però ci sono tante storie che vanno anni 70, poi tornano indietro, poi vanno avanti negli anni 2000, poi ne trovate quella degli anni 80, insomma è difficile districarsi. Perché dico questo? Perché adesso arriviamo all'era moderna di Spider-Man, e con questo che è Tornando a casa, ed è la Spider-Man Collection numero 1, scritta da Straczynski, ed eccolo qua, ci ritroviamo John Romita Jr., questa volta il figlio del senior. Questa qua
storia molto importante, arco narrativo molto importante che va dal 2001 al 2004. È stata divisa nella Spider-Man Collection in quattro albi: il numero 1, il numero 3, che attualmente non lo trovate, introvabile, il numero 9 e il numero 13. Di questo, tornando a casa, vi segnalo che c'è anche la versione must have, costa di meno perché questa costa 21 euro. La versione must have costa, mi pare, 15 euro, però ci sono delle storie in meno. Qua dentro ci sta la storia dell'11 settembre, storia che è piaciuta a tutti, molto molto commovente, e quindi ci sono meno pagine nella must have. Se potete, comprate questa. Oltretutto, secondo me, la copertina di questa è veramente strabella. Io appunto la Spider-Man Collection di Straczynski, la numero 1, poi ho la numero 9 che è Buon Compleanno e quindi non ho la 3 perché non l'ho trovata, e poi ho la numero 13, eccola qua, che conclude tutta la run di Straczynski, che si chiama Il Libro di Ezechiel, questo personaggio misterioso che compare già qua, e qua vi spiegheranno più o meno che fine ha fatto. Personaggio Ezechiel importante che poi ritroveremo più avanti. Questi qua costano 21 euro il primo, 20 euro il secondo, invece quella di Ezechiel 17 euro perché è un po' più fino, però ne vale assolutissimamente la pena. E soprattutto qua la storia è bella, le storie sono belle e i disegni di Joe Romita Jr. sono, direi, eccezionali. Cioè, mentre li leggete dice: cavolo, eccoli qua, vedete, guardate come disegna Spider-Man, quindi ultra ultra consigliato anche questo. Dal 2004 poi passiamo un'altra storia, sempre edita nel 2004, sempre questa volta una Marvel must have, che è questa, Spider-Man nel Regno dei Morti. Questa è una storia di Mark Millar, quindi famosissimo, disegnata da Frank Cho, da Terry Dodson, quindi anche qua disegni ottimi. E questa è una storia che si trova sì in continuity, però che probabilmente, a patto che abbiate letto un qualcosina di quello che viene prima, può essere il Batman Hush della Marvel di Spider-Man, perché qua trovate tantissimi cattivi. Trovate una storia che inizia e che finisce, che può essere letta probabilmente a sé stante, anche se ci sono delle cose che probabilmente non capirete bene fino in fondo. Però, se volete, diciamo, prendere una storia one shot di tutto quello che ho letto io che riguarda Spider-Man, sicuramente questa è quella che vale di più, cioè per cui vale la pena spendere dei soldi. Invece, per il resto, dipende, cioè a me quando leggo piace sapere chi è quel personaggio, cosa ha fatto, perché si comporta in una certa maniera. Quindi se non avete un minimo di conoscenza delle storie precedenti fate fatica. Qua fate meno fatica, oltretutto è una Marvel must have, costa 20 euro, sono quasi 300 pagine, quindi rapporto qualità-prezzo molto molto buono. Andiamo avanti con una storia che questa volta non ho, del 2007, che è Back in Black. Come vedete qua adesso non vi sto più a dire se è Amazing Spider-Man, se è Spettacolo Spider-Man, perché dall'arco narrativo di Straczynski è un po' cambiata la storia. Quindi vado meglio a dirvi quali sono le storie, gli archi narrativi da leggere o che vanno letti. Quindi quello di Back in Black io non ce l'ho, non è neanche trovabile, si trovano solo gli spillati. Praticamente cosa succede, da quello che ho capito? Succede che il costume nero aveva avuto talmente successo negli anni 80-85 che alla fine sono andati a ripescarlo, e quindi Peter Parker deve aver rimesso il costume nero per qualche motivo che non so. Ed è stato creato, insomma, fatto tutto questo arco narrativo che si chiama appunto Back in Black. Si trova solo qualche spillato, vediamo se la Panini farà una nuova Spider-Man Collection oppure ci butterà fuori un omnibus, perché mi dicono tutti quanti che è una gran bella storia da vedere, da leggere. Altra bella storia da leggere che sempre non ho e che ci porta al 2013, quindi siamo vicini, manca poco arrivare alla fine del listone, è Superior Spider-Man. Superior Spider-Man si trova qualcosa sul sito Panini, però non si trova la prima run, si trova solo la seconda,
e quindi io non ho preso niente, anche qua sto aspettando che esca qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo, qualcosa di ristampato nuovo, in modo da leggermi questa storia, diciamo, come Dio comanda. Per il resto posso solo dirvi che sempre il mio amico, quello che legge da 30 anni Spider-Man, me l'ha consigliata e mi ha detto appena puoi recupera, perché comunque è una fase importante della vita di Peter Parker. Andiamo avanti dal 2013, passiamo questa volta al 2015 con un altro Master e Marvel Master che è questo, è Spider-Verse, scritto da The Slot e disegnato principalmente da Olivier Coipel, penso che si dica così perché è francese. Qua c'è l'ira di Dio, qua troverete tanti di quei ragni che alla fine direte: Madonna, ma come hanno fatto a incastrare tutte queste storie di ragno? Le hanno incastrate e le hanno anche incastrate bene. The Slot è uno sceneggiatore che a molti non piace, abbastanza criticato, però devo dire che su questa storia io 100%, cioè promosso al 100%. Oltre tutti i disegni sono fantastici, vi faccio vedere solo un pezzettino perché qua viene introdotta Spider-Gwen. Cioè la donna ragno Gwen Stacy, che The Slot scrive: Gwen Stacy, Spider-Woman di Terra 65, perché ovviamente Spider-Verse ci sono un sacco di terre e c'è il multiverso, ci sono tutti i ragni che si riuniscono perché ci sta un'unica minaccia che va distrutta, va combattuta, e dice: Gwen Stacy, la nuova Spider-Woman, la vostra nuova eroina preferita. Vi faccio vedere le immagini che sono qua, eccola qua, qua c'è Spider-Gwen. Ma oltre a Spider-Gwen troverete tantissimi uomini ragni, ma troverete una bella storia da leggere. La Panini qua sotto scrive che quest'albo è stato di ispirazione per il film, quello della Sony, Into the Spider-Verse. Secondo me è vero al 20% questa cosa, perché questa storia non ha praticamente niente di quello che vedete nel film in animazione al cinema. Però l'idea probabilmente è quella. E fra l'altro qua dentro ci sta anche Spider-Pork, e quindi lo potete leggere, lo potete vedere anche qua. Andiamo di nuovo avanti, mi sta andando via la voce perché sono più di 20 minuti che sto parlando, video lunghissimo. Siamo arrivati praticamente alla fine dei giorni nostri. Con cosa? Con il ciclo di Spencer, che comincia nel 2018. Questo è l'album, questo qua sì, numero uno, il primo cartonato, che racchiude i primi cinque spillati, contiene Amazing Spider-Man 1-5, li chiama qua, del 2018, e qua comincia la run che è tuttora in corso, quella di Nick Spencer. Questo qua io lo devo ancora leggere perché ho finito da poco di leggere Spider, perché è una montagna di roba, però mi dicono tutti quanti che parte un po' così, però andando avanti migliora sempre di più, e sul finale, che è quella che le storie che trovate ancora adesso sono molto molto belle, quindi mi hanno detto prendilo e vedrai che alla fine ti piacerà, poi è lo Spider-Man odierno. L'ultimo spillato ve lo segnalo, che è Spider-Man 68, lo trovate in fumetterie, in edicola, insomma sul sito, uscirà il 27 agosto 2021. Quindi, dopo 28 minuti di video, le guardo qua, siamo arrivati alla fine di tutto quanto l'excursus su Peter Parker e l'Uomo Ragno. Spero che questo mio video vi sia piaciuto, andate a vedervi il listone che vi metterò tutto quanto in descrizione con tutti gli albi e in ordine cronologico, che anche quello sicuramente siete interessati vi servirà. E come al solito io vi saluto, vi ringrazio e vi abbraccio, e ciao a tutti da Belluf e al prossimo video!